Un saluto a tutti e benvenuti sul canale del Club La Scommessa in compagnia di Poker Probat e di Betrace. Nel frattempo siamo diventati primi. E vai con il check. Hai vinto pure questa, guarda, veramente sei vergognoso. Sei proprio bravo, vedi? Questa, mi vergogno questa da è solo. Proprio la bravura, vedi? Mi vergogno da solo di aver. Che facciamo con 2 9? Colliamo, andiamo a progetto di colore? Cioè, e vai, andiamo! Allora. Beh. Sì, no, non puoi andare di piatto, se non lo so come, visto che già perché non è che abbiamo il progetto. Come al solito. Ce l'abbiamo! Ammazziamo le carte, facciamo l'automoke. Sì, fai. Ma invece lo volevo fare proprio per far vedere. Ah, per far vedere le carte. No, sì. È meglio che non fai vedere niente a nessuno, poi quelli se la creano. Va bene. Ah, finalmente abbiamo una mano decente. Un asso K da under the gun. E rilancio di un buio sgrollato, no, rilancio di 4 bui sgrollato, colla, abbiamo e anche Alex, prendiamo l'asso con 3 quindi di colore con il K, che è anche un buon progetto, però comunque abbiamo intascato un bel 2000 fish. Scendiamo a 104 giocatori, da 109, sono usciti in questa mano, sono uscite 5 persone. Quando il gioco si fa duro, re-raise inizia, re-raise a inizia a giocare, voi siete vicini a 60. No, Alex non ci casca. Timido check di... adesso... Dai, così... Mille e nulla, grande, grande, grande. Ma dove faccio l'applauso? Faccio l'applauso io, capito? C'è il coso dell'applauso. Di preoccupare. Ah, che mano, Solitamente quando. Vediamo che un giocatore le lancia, come minimo ha un paio di carte più alte. 7-9 abbiamo beccato, abbiamo floppato una doppia coppia. Altre fish nello stack di Betrace. Da bottone a sto 4, vediamo come sfruttiamo queste carte. 4 bui, un rilancio di 4 bui, un millino, vediamo un po', i bui hanno foldato e 100 denti ha collato, vediamo di saltare questi denti. Vai di piatto, aggredisce anche se non abbiamo nulla. Neanche 100 denti, ha legato a niente, dunque di conseguenza ha lasciato volentieri il piatto, anche perché lo stack di Betrace fa paura. Saliamo in seconda posizione, 30 premiati, 101 giocatori in gioco. Cioè, devi rilanciare in casa. Ah,
queste due carte a colori, ma inizia a sbroccare Betrays. Ha avuto troppe mani negative dove non ha partecipato, dunque non riesce, vedi, vince questi piatti così, cioè ruba tanto, altre due carte a colore, vai, dai, facciamo un altro rilancio, no? Non ce la sentiamo giusto, no, questa volta non se la sente, guarda, no. Appa, una dama. Ovvio che sono variabili da tenere in considerazione. Gappa Jack penso che sia migliore di Jack, sì, 10. Sì, ma preferisco Jack 10. 10. E vediamo, cosa facciamo con questo K10, con questo K-Jack? Aspettiamo cosa dicano tutti, gli altri. Tutti, ha foldato tutti, rimane solo il piccolo buio che decide di regalarti un bel 900 fish. Abbiamo due assi e un 10. Noi rispondiamo a un check con un piatto di 2000 fish quasi. Naturalmente spada di pesce non ha preso niente, sicuro. Altrimenti già avrebbe sparato una runa, infatti. Aspettiamo una dama. Ah, è full, è vero, perché tu hai fatto scala. Solo il cap ti aiutava. Abbiamo perso 6.000 fish. Vabbè, non fa niente, recuperiamo subito. Ok, qui in questo momento il nostro carissimo amico ha scintillato. Ha battuto contro il muro. Cacchio, eh. È da rivedere questa mano. Da rivedere e rivedere. Sì, sì. C'è Dama ti ha fatto un rilancio, ci ha fatto un rilancio di 900 comunque. Un rilancio di cosa che noi non credevamo che avesse delle carte buone. Poteva avere un asso, però. L'asso ti ha. Poteva anche avere una coppia bassa. Però cacchio, quando hanno visto asso, quello si è spaventato, ha fatto check. Certo. Tu gli hai puntato il piatto, quello ti ha fatto l'indirettamente. Beh, questa è una mano killer di. Vabbè, sicuramente non avevo mai questi 6.000 prima. Hai tamponato il porto. Siamo arrivati alla nostra pausa. Interrompiamo qua questo video e ci vediamo al prossimo. Un saluto da Poker Probat e da Betrays. Ciao!